Sia lodato Gesù Cristo. Gesù sale sulla barca degli Apostoli, mentre il mare del lago è agitato, il vento contrario, non riescono ad avanzare. È Gesù che ha predisposto a tutto questo. Infatti, dopo aver predicato alle folle, averle sfamate con un grande miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù obbliga i suoi a salire sulla barca perché vuole congedarsi con la folla. Sono le sue pecore, sono le sue anime di cui lui si occupa. E così facendo li raggiunge a piedi, attraversando il lago, camminando sulle acque. È lui che predispone tutto questo e vuol far vedere loro l'onnipotenza su tutto, sul creato, sulle cose materiali, sul mare, sui venti, sulla materia che può moltiplicare all'infinito, eppure lui è come il Dio che si fa uomo, dunque come che si fa servo, umile. La potenza di Dio è celata dietro un uomo da cui traluce ogni tanto qualche bagliore di soprannaturale, con i miracoli, i segni, ma dalle sue parole proviene tutta la potenza e la sapienza di Dio. Quando agisce, agisce come Dio, eppure è nella debolezza. È colui che deve camminare, farsi portare, mangiare, bere, dormire, camminare per evangelizzare, faticare, e poi la passione, la croce. Ebbene, questo uomo Dio cela tutta la grandezza e la gloria di Dio dietro il velo della carne di un uomo, lui si sta creando un popolo, il popolo che noi chiamiamo Chiesa, cioè il popolo dei chiamati, e sono radunati, il popolo fatto delle anime di buona volontà. Sta formando la Chiesa, sta formando il popolo dei salvati, e si serve di questi apostoli. Ma deve mostrare loro che è sempre con loro e che tutto dispone anche quando le cose sono contrarie, perché la sua Chiesa è l'estensione nel mondo dominato dal maligno della forza vitale del bene che viene da Dio attraverso di lui e che si innerva attraverso le anime in questo mondo. Dunque gli apostoli, dunque noi, siamo lasciati in parte nelle tribolazioni, nelle difficoltà, nelle necessità quotidiane, ordinarie e straordinarie. Navigare contro il vento contrario erano abituati. Ma Gesù mostra loro che cammina sulle acque, sale sulla barca e il vento cessa immediatamente. Gesù mostra che Egli è sempre con loro e non solamente nel momento del bisogno, perché tutto è nelle sue mani. È Gesù che è la salvezza che entra nelle nostre case, nelle nostre anime. È Dio che si fa uomo per venire in mezzo a noi. È Gesù che sale sulla barca di Pietro. È la sua barca, il suo lavoro, la sua umanità, ma con Gesù a bordo tutto prende un'altra dimensione, un altro significato e un altro scopo. Diventerai pescatore di uomini. Così Gesù sale sulla nostra barca, la barca della nostra vita, la nostra esistenza, i nostri dolori, le sofferenze, li prende, compartecipa, è con noi per sollevarci, aiutarci e far sì che la nostra fatica non sia più solamente per noi, per se stessi, per sopravvivere o per arricchirci, ma per il regno dei cieli. D'ora in poi tu sarai pescatore di uomini, con la tua fatica e la mia forza, con la tua volontà e la mia linfa vitale, tu dominerai le porte dell'inferno. La Chiesa te l'ha schiacciata sotto di sé, le onde del mare, dei mostri, degli abissi,
non verrà mai affondata, ma il pericolo va affrontato, la pena, la fatica, con la fede che Gesù è salito nella barca della nostra vita, è sempre con noi, non si è mai allontanato, ci lascia nelle prove, ma è con noi, perché questo è il senso della croce. Gesù sale sulla croce e ci chiede di portare la stessa croce che lui ha portato, ma è con lui. Gesù sale nella nostra condizione umana, nei nostri fatti più quotidiani, in quello che noi siamo, quello che il caso o la provvidenza ha disposto, prende la nostra natura, la nostra situazione e ci accompagna così come siamo, dove ci troviamo al momento, per condurci verso il Padre, verso la vita eterna. Nulla dunque deve essere fatto senza di Lui. E soprattutto, non dobbiamo mai pensare che siamo da soli. Lui è sempre con noi. Specialmente quando noi siamo propensi a pensare che il vento è contrario, Gesù non è sulla barca, e dunque possiamo anche perire. Non è così. Tutto è disposto da Lui. E se dobbiamo passare per una prova, possiamo sempre dire non abbandonarci in questa prova. Non far sì che la prova ci soffochi, ci stranguli, ci uccida. Facci essere vittoriosi con te, perché tu hai vinto il mondo e noi siamo con te. E se Dio è per noi, chi è contro di noi? Io ho vinto il mondo, ha detto Gesù. Gesù è salito sulla nostra barca. Dio vi benedica.